Una legge per il turismo naturista. Accoglienza profughi in Piemonte. Province, parere favorevole del CAL. Nella seduta del 15 settembre il Consiglio regionale ha approvato la legge sul turismo naturista. L'Assemblea ha poi svolto un ampio dibattito sull'accoglienza dei rifugiati in Piemonte, che si è concluso con l'approvazione di un ordine del giorno. In chiusura di seduta sono stati discussi e approvati diversi documenti di indirizzo. In copertina. L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza il 15 settembre la legge che disciplina il turismo naturista in Piemonte. Particolare attenzione è rivolta alla promozione dei siti e delle condizioni per garantire privacy e riservatezza. I comuni possono destinare a tale pratica spiagge lacustri o fluviali, boschi e ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici, vigilando sull'attività svolta. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Il naturismo è una forma di vivere in armonia con se stessi e con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune. Noi abbiamo inteso presentare una proposta di legge che promuovesse e incentivasse la diffusione di strutture per il naturismo in Piemonte, visto che manca una legge nazionale. Vogliamo attrarre così tutti quei turisti che possono potenziare appunto il ritorno economico nella nostra regione, che oggi vanno in altre regioni dove sono presenti leggi, in altre nazioni dove c'è sviluppata questa pratica. La legge approvata oggi è un passo importante, direi per due ordini di motivi. Il primo di natura culturale, perché ogni volta che andiamo nella diffusione di prassi che alimentano il rispetto verso se stessi, verso l'ambiente, progrediamo come società e come comunità. Poi da un punto di vista anche dello sviluppo economico sostenibile del nostro territorio. A livello europeo i flussi turistici nell'ambito del turismo naturista sono in aumento. Con questa legge ci sarà la possibilità sia per il pubblico che per il privato di allestire contesti dove in maniera chiara e trasparente si potrà effettuare del turismo naturista. Rafforzare il ruolo della Regione nell'accoglienza dei rifugiati con un coordinamento forte per facilitare l'incontro tra la domanda d'aiuto e l'offerta di accoglienza in Piemonte. Lo richiede un ordine del giorno, primo firmatario il consigliere Mario Giaccone, approvato il 15 settembre. Sul tema si è svolto un ampio dibattito con l'intervento di tutti i gruppi. Respinto il documento, primo firmatario Maurizio Marrone, che sul tema chiedeva l'istituzione di una commissione di inchiesta. Piemonte figura come una delle regioni più avanzate e più evolute, direi, nell'ambito dell'accoglienza. È chiaro che i problemi ci sono perché il fenomeno è vasto. Alcune delle considerazioni fatte dall'opposizione sono ragionevoli. Sono sicuro che la Giunta e l'assessore Cerutti, che si sta dedicando con enorme impegno al tema, sapranno fronteggiare anche gli aspetti più delicati e difficili di questa vicenda. Abbiamo deciso oggi di chiedere al Consiglio regionale di istituire una commissione d'indagine su come vengono gestiti i milioni di euro investiti, stanziati per l'accoglienza dei profughi. Riteniamo che ci sia un vero e proprio business su questa accoglienza. Ci sono cooperative sociali e associazioni che lucrano davvero dei grossi importi sull'accoglienza, sul vitto e sull'alloggio. Purtroppo il centro-sinistra ha voluto bocciare questo nostro ordine del giorno. Temiamo noi per continuare a dare copertura politica a questo mondo associazionistico che di sicuro guarda a centrosinistra e non a centrodestra. Speriamo che non nasca uno scandalo anche qui in Piemonte paragonabile a Mafia Capitale a Roma. Nella seduta del 16 settembre il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole al disegno di legge che riordina le funzioni delle province in attuazione della legge Delrio. Il CAL ha anche dato il via libera ad alcuni provvedimenti contro il gioco d'azzardo, contro le discriminazioni, per il sostegno alle donne vittime di violenza e per la fusione di tre comuni.